Questa avventura parte da Loreggia, un piccolo comune della provincia di Padova. E tutto inizia grazie a lui, a Leone Vollenborg. Una terra che aveva conosciuto i fasti di un passato glorioso nei secoli d'oro della Serenissima, ma che in quel tempo mal sosteneva le sue comunità. Povertà, malnutrizione, malattie costituivano un triste primato per le campagne venete. Ed è qui che il seme di Loreggia nasce, cresce e porta frutto in tutta Italia. Da questo seme nascono e si sviluppano le prime casse rurali italiane. Vollenborg ha un cognome straniero. È figlio di un possidente, un medico ebreo, che vende i suoi beni a Francoforte sul Meno e con la moglie acquista una campagna nei pressi di Padova. E questo è il palazzo in cui Leone Vollenborg nasce nel 1859 e dove inizia a studiare, ad approfondire la riforma socio-economica attuata da Federico Guglielmo Raiffeisen, l'ideatore, il fondatore delle casse rurali della Germania. È un talento precocissimo e si laurea in giurisprudenza all'Università di Padova ad appena 19 anni. Oggi il palazzo lo vediamo così. Come sede del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità e di Scienze Politiche dell'Università di Padova. È in questo palazzo che il giovane Vollenborg matura la convinzione che sia giunto il momento di fare qualcosa per gli ultimi della società, quelli che lavorano la terra, non hanno censo e spesso neanche da mangiare. Quei contadini le cui famiglie sono fiaccate dall'indigenza, dalla malaria e che sono afflitti da altri mali gravissimi, l'usura e l'analfabetismo. Prestare denaro lucrando sul tempo era considerato peccato per la religione cristiana, non così per gli ebrei. Che non devono sottostare a questa proibizione e che quindi sono più liberi di esercitare l'attività finanziaria e bancaria intessendo relazioni basate sulla restituzione del capitale con interessi spesso molto alti. Questo faceva anche il padre del giovane Leone e questo influenzerà non poco l'ambiente socio-economico in cui Vollenborg si troverà a operare. Vollenborg non perde tempo per far valere le sue idee. Il progresso, lo sviluppo, ha origine in quel 1883, il 20 giugno, insieme a 32 soci che a Loreggia fondano, con un capitale aggregato di appena 2.000 lire, la prima cassa rurale italiana. Sembra un'iniziativa piccola, di paese, destinata a un territorio circoscritto. Invece è una svolta e una spinta all'emulazione. E questa è la villa nella campagna di Loreggia, appartenuta ai Vollenborg, dove il giovane Leone riunisce i possidenti e gli uomini facoltosi del suo paese per convincerli della bontà e dell'utilità economica e sociale della sua idea. Una villa dell'antica aristocrazia veneziana acquistata dal padre insieme ai campi di terra che oltre a dare reddito sono stati valorizzati nel 1840 dall'architetto Iappelli per farne uno splendido giardino che oggi non ha perso la sua magia, il suo fascino e la sua meraviglia vissuti in chiave moderna. Il nostro Vollenborg studiava molto ed era animato da uno spirito di giustizia, libertà e solidarietà profondo. Non era carità o assistenzialismo. Vollenborg aveva capito che le persone avrebbero potuto produrre e riscattarsi se avessero ottenuto prestiti equi e fossero stati in grado nel tempo di restituirli alla banca. I concetti di fiducia, di onorabilità, di rispetto sono alla base del rapporto tra la neonata banca e il contadino,
Chi ottiene fiducia restituisce fiducia. Il denaro raccolto aziona il volano di questa fiducia, che cresce, che si espande, che mette radici in territori diversi. Quella di Loreggia è la prima cassa rurale in Italia completamente laica ed è emblematico e singolare visto che quelle successive, parliamo di oltre 3.500 in tutta Italia, nacquero all'ombra dei campanili, nelle sacrestie e nelle canoniche ad opera di preti e di uomini di chiesa. I tempi erano maturi. L'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII aveva messo un faro sopra i problemi sociali dell'Italia e dell'Europa e fu quindi un viatico di matrice cristiana ed evangelica ad animare l'azione dei fondatori, soprattutto in Veneto, in Lombardia, in Emilia-Romagna, dove ancora oggi registriamo il numero più alto di presenza di sportelli bancari. Wallenborg non è solo in questa crociata contro l'analfabetismo, la povertà, l'usura. Al tavolo con lui uomini di straordinario valore come l'industriale filantropo vicentino Alessandro Rossi e Luigi Luzzatti, il teorico delle banche popolari. Da uomo di cultura e delle istituzioni ebbe una vita intensissima di esperienze. Fu deputato del Regno d'Italia per 3 legislature a partire dal 1892, sottosegretario alle finanze, senatore del Regno e anche ministro nel governo Zanardelli. Ma non ebbe remore a far cadere governi e politici corrotti o non disposti a portare avanti le sue idee per il progresso. Fece approvare una legge per agevolare lo smercio del chinino, unico antidoto contro la malaria, perché fosse venduto a prezzo bassissimo in tutte le rivendite di sali e tabacchi. Anche questa fu una straordinaria vittoria del progresso sociale. Non firma lo storico patto Gentiloni, che a suo dire dava troppo potere alla Chiesa, e in Senato, dove è approdato nel frattempo, vota contro tutte le leggi fasciste contro la libertà, ma non perse la stima e il rispetto di Mussolini. Questa che vi abbiamo raccontato è la storia di un uomo che ha fatto la storia, quella vera e con la S maiuscola. Un uomo colto, onesto, preparato, che agiva con lealtà per conseguire il bene comune, spesso contro il suo stesso personale interesse. È questa l'eredità delle banche di credito cooperativo, eredità che è resistita a crisi, a scandali, a guerre, a pestilenze, ai cicli del tempo. Perché fondata per statuto sui valori veri, immutabili, della verità e del bene.